Angelus in pubblico oggi per il Papa convalescente, meditazione e preghiera dal balcone al decimo piano del Gemelli, una riflessione personale sulla malattia e sulla vicinanza e sul valore della sanità gratuita e accessibile a tutti. Parole per i piccoli ricoverati e per la dedizione di tutto il personale sanitario. Una domenica in prima linea per lo sport italiano, storica finale per Matteo Berrettini a Wimbledon, il più prestigioso torneo di tennis del mondo, a pochi chilometri di distanza alle 21. L'Italia del calcio sfida l'Inghilterra per la conquista degli europei. Corre la variante Delta, stabili nuovi positivi, appena 7 le vittime, necessario accelerare con le vaccinazioni e soprattutto evitare gli assembramenti e mantenere le misure di sicurezza all'appello dei virologi, oggi in particolare in caso di festeggiamenti notturni dopo la finale di Wembley. Riparte la stagione del teatro greco di Siracusa con il pubblico seduto nell'antica cave ad assistere agli spettacoli tra le tragedie che hanno aperto la rassegna Le Baccanti di Euripide. Buonasera dal TG2000, come tante volte Papa Wojtyla, anche Papa Francesco oggi ha recitato l'Angelus affacciato dal decimo piano del Policlinico Gemelli. Nelle sue parole un pensiero riconoscente ai medici, una richiesta di preghiere per i piccoli pazienti del nosocomio. A seguirlo tanti fedeli, nonostante la giornata torrida. Paolo Fucili. Applausi e cori da stadio per incoraggiare Francesco convalescente all'Angelus di oggi alle 12 all'ospedale Gemelli di Roma in via straordinaria. Sono contento di poter mantenere l'appuntamento domenicale. La voce è un po' debole, ma non lo stato di forma dopo appena 7 giorni da un intervento chirurgico non semplice. Anche il Vangelo di oggi parla dei discepoli di Gesù inviati ad ungere d'olio gli infermi e guarirli. Tutti noi, tutti, abbiamo bisogno prima o poi di questa unzione della vicinanza e della tenerezza. E tutti noi possiamo donarla a qualcun altro, con una visita o una telefonata. È importante, dice poi il Papa, della sua esperienza, un buon servizio sanitario gratuito per tutti, come in Italia. Non bisogna perdere questo bene prezioso, bisogna mantenerlo. A medici e operatori del Gemelli, e non solo, va un grazie cordiale. Lavorano tanto. Accanto al Papa ci sono anche alcuni piccoli pazienti del Gemelli. Perché i bambini soffrono è una domanda che tocca il cuore, commenta Francesco, affidandoli a Maria Salute degli Infermi. E dopo l'Angelus si appella alla fine della violenza ad Haiti, ricorda i lavoratori del mare a cui è dedicata questa domenica. Infine saluti e il grido, oggi più forte del solito. Siamo qui, abitiamo vicino e eravamo a Roma in vacanza. E il sole picchia forte, ma non importa né ai romani né a chi è di passaggio a Roma. Francesco è ufficiale da 2 giorni, non mancherà all'appuntamento dell'Angelus, anche se dall'ospedale. Diciamo che abbiamo sentito per il telegiornale che sta meglio, che comunque ha ripreso i suoi, diciamo, ritmi normali, quindi comunque siamo voluti venire oggi per anche ringraziare il Signore. L'atmosfera è festosa fra italiani e francesi, spagnoli, argentini, polacchi, indiani. La Chiesa universale che da giorni trepida per la salute del Papa. Sarei venuta comunque all'Angelus del Papa. Sono più contenta ancora di essere qui, dato che so che è stato poco bene. Tutti col naso all'insù, verso il decimo piano, da dove alle 12 esatte si affaccia Francesco. In abbastanza buona salute, si direbbe, osservano i fedeli, sollevati. Mi è sembrato abbastanza in salute, penso sia ripreso abbastanza bene. Lo aspettiamo in San Pietro, presto, sì? E ora andiamo a Londra perché quella di oggi è una domenica di grande sport per l'Italia. Nel pomeriggio la finale di Wimbledon con Matteo Berrettini che nonostante la sconfitta ha compiuto un'impresa storica. Tra pochissimo invece la finale degli europei di calcio Italia-Inghilterra. Leonardo Possati. Fino alla fine resta in piedi il sogno di tingere d'azzurro il cielo di Londra questa notte. Mancini e i suoi ragazzi possono e devono rovinare la festa degli inglesi in quello che di fatto è il primo campionato europeo post-Brexit. Dietro ai nostri calciatori il tifo di gran parte dell'Europa e non solo. Tutto è pronto nel tempio del calcio mondiale Wembley, dove la nazionale dei Tre Leoni è di casa e dove ha già vinto un campionato del mondo nel 66. Ho aspettato tutta la mia vita per raggiungere la finale, ho 52 anni, quindi sì, è semplicemente fantastico, incredibile. La Coppa stasera torna a casa sua, 2-0 per noi.
Questa mattina la rifinitura dei ragazzi di Mancini, poi la concentrazione e l'attesa per scrivere l'ultimo atto di questa emozionante avventura iniziata a Roma contro la Turchia. Il sogno è alla nostra portata, Mancini lo ha ricordato e i suoi calciatori lo sanno. Attenzione particolare poi nei confronti dei tifosi britannici che si stanno preparando al match bevendo fiumi di birra e alcol per le vie della capitale e non sono mancati momenti di tensione. La giornata a Londra è stata ricca di grandi emozioni. Matteo Berrettini vince in maniera entusiasmante il primo set al tie-break contro Djokovic, poi il serbo alla lunga viene fuori, si mette a giocare e al nostro rimane la gloria, primo italiano a disputare una finale a Wimbledon. Nelle case o nelle piazze gli italiani sono già pronti per la finale degli europei. Luigi Ferraiuolo è andato a Piazza del Popolo a Roma, dove si trova il maxischermo di Euro 2020. È bello vedere tante persone fomentate, insomma, per un unico obiettivo. E stasera invece c'è la finalissima, tu te l'aspettavi all'inizio? Che arrivavamo in finale? No, ci speravo però. Vinceremo? Speriamo di sì. Diciamo che le chance secondo me sono buone perché gli inglesi diciamo che hanno il loro charme, no? La loro strapotenza un po' molto inglese. E io spero con tutto il cuore, perché alla fine ce lo meritiamo, perché dopo un periodo difficile che quest'anno insomma siamo stati tutti un po' veramente a pezzi, diciamo, un po' un momento di felicità, un po' di svago, così se magari ce lo regala la nazionale. Le finali sono difficilissime, vanno affrontate bene e con la giusta mentalità. L'Inghilterra gioca in casa a tutti gli effetti, ma l'Italia per capacità, se dà il massimo, insomma, ce la potrebbe fare. Quindi bisogna essere realisti e giocare come sa. L'Italia deve giocare come sa. Quello è difficile, sicuramente che vince l'Italia. Il dubbio è sempre se arriviamo ai rigori, perché ultimamente queste partite un po' ci fanno penare, però speriamo che vada tutto liscio come l'olio. Molto, abbiamo giocato sempre bene, non siamo stati in difficoltà, l'Inghilterra sono spocchiosi, hanno già vinto per loro, già stanno festeggiando, sono convintissimo che vinciamo 2-0 e ce lo meritiamo tutto. Avete visto i giovani in piazza in attesa della finale, feste spiaggia, assembramenti, sono fenomeni che però preoccupano i virologi per la diffusione della variante Delta. Bisogna correre con i vaccini, mentre Malta, dove sono scoppiati diversi focolai nelle scuole internazionali di inglese, chiude i confini. Clara Iatosti. Calano leggermente i contagi. Nella giornata di oggi sono 1.391 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore contro i 1.400 di ieri. 7 le vittime. La variante Delta è responsabile del 70% delle nuove infezioni. Tracciare, sequenziare e vaccinare restano i tre imperativi per combattere il coronavirus. In Italia oltre 57 milioni di dosi somministrate e più di 23 milioni le persone completamente immunizzate. Ma preoccupano assembramenti e calca per assistere alla finale di Wembley. Sindaci e prefetti hanno limitato i maxi schermi e disposto controlli per evitare eventuali cortei notturni. Io no, decisamente no. Me la festeggio a casa, esco al balcone, insomma faccio un po' di baldoria a casa, però no, no. Noi siamo tifosi, tifiamo a modo nostro, possiamo anche incontrarci in famiglia per dire, però qualcosa di molto disciplinato, ecco. Intanto restano in quarantena a Malta 130 italiani tra studenti ed accompagnatori di corsi di inglese. Portavoce di 8 ragazzi liguri, il 18enne Lorenzo spiega che sono confinati in stanze singole in hotel e che stanno bene anche se l'umore non è certo alto. Ma il desiderio di vacanza c'è tra i connazionali e chi si è vaccinato parte con ottimismo. Le notizie che girano in questi giorni un po' ci mettono ansia, perché il terrore di tornare a un ottobre che conosciamo già da un po' di tempo ci mette un po' di ansia sicuramente, però abbiamo questa fiducia che si chiama vaccino, speriamo proprio che tutti si adoperino a farlo, perché questo è l'unico modo per cercare di uscirne fuori. E proprio il caso delle decine di italiani bloccati a Malta porta in primo piano il problema dei viaggi. Quali sono le regole per viaggiare sicuri oggi in Europa? Ce lo dice Silvio Vitelli. Il Green Pass è il certificato digitale che permette di viaggiare all'interno dell'Unione Europea in questo periodo di pandemia, certificando una delle seguenti situazioni: essere stati vaccinati o
aver contratto il Covid e terminato l'isolamento successivo all'infezione o ancora aver eseguito un tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore. Ma cosa accade se una volta lasciata l'Italia con questo certificato digitale si diventa positivi al Covid mentre siamo all'estero? Bisogna considerare che il possesso del Green Pass non garantisce il godimento dei relativi benefici per sempre, proprio come un normale passaporto può essere revocato. Quando una struttura sanitaria pubblica riceve notizia della positività di una persona, inserisce questo dato nella piattaforma web che gestisce il Green Pass, revocandolo. Quando anche la positività sia stata accertata attraverso strutture private che non l'abbiano comunicata all'autorità sanitaria, soprattutto in paesi burocraticamente meno efficienti, il risultato non cambia, perché se anche il Green Pass non venisse revocato, per rientrare in Italia bisognerebbe comunque autocertificare la negatività al Covid. Dunque l'unica soluzione sarà mettersi in isolamento, seguendo le procedure previste dal paese estero nel quale ci si trova. Un'ultima precisazione: la decadenza del Green Pass non si concretizza in un ritiro effettivo del certificato, che non va quindi riconsegnato. Più semplicemente, le autorità che possiedono il lettore dei pass digitali saranno in grado di verificare la sopravvenuta revoca del certificato. Andiamo ad Haiti. Dopo l'assassinio del presidente Moïse parla la moglie, colpita anche lei nell'assalto ed ora ricoverata a Miami. Mio marito crivellato di colpi da una banda di mercenari. Il governo provvisorio intanto chiede aiuto all'ONU e agli Stati Uniti per mandare l'esercito nel paese. E della difficile situazione di Haiti ha parlato questa mattina Papa Francesco durante l'Angelus. Mi unisco all'accorato appello dei vescovi del paese, deporre le armi, scegliere la vita, scegliere di vivere insieme fraternamente nell'interesse di tutti, ha detto il Papa. Auspico, aggiunto, che la nazione possa riprendere il cammino verso un futuro di pace e di concordia. E un invito alla preghiera per le persone migranti viene dalla Conferenza Episcopale Italiana. Oggi in tutte le parrocchie del paese il ricordo del dramma di migliaia di persone che hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo. Pierluigi Vito. Non dimenticare quanti hanno perso la vita attraversando il Mediterraneo. Con questa intenzione la CEI ha inviato nelle parrocchie italiane una preghiera perché venisse letta durante le messe di questa domenica. Il primo pensiero va a chi termina la propria esistenza inghiottito dai flutti. Per tutti i migranti e in particolare per quanti tra loro hanno perso la vita in mare, naviganti alla ricerca di un futuro di speranza. Secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, nei primi 5 mesi del 2021 sono morte nel Mediterraneo centrale 632 persone, il triplo rispetto allo scorso anno. Credo che in questo momento e in questa giornata di preghiera a tutta la Chiesa italiana venga proposto di aprire gli occhi davanti alla sofferenza di tanti uomini, donne e bambini. Nella preghiera c'è anche l'appello alla benedizione di Dio su chi affronta i pericoli del viaggio in mare. Lo Spirito Santo aleggi sulle acque affinché siano fonte di vita e non luogo di sepoltura. Ma pure si chiede che lo Spirito illumini la mente dei governanti perché con leggi giuste facciano del Mediterraneo un ponte di pace. Non a caso questa domenica coincide con la festa di San Benedetto, patrono d'Europa, un'Europa chiamata a essere terra di accoglienza. Guardare il bisogno di qualcuno e poter provvedere a quel bisogno è giustizia. Non è il ciò che fanno alcuni eroi o ciò che spetta ai santi, è ciò che gli uomini fanno con i loro fratelli o quantomeno dovrebbero fare. Visita all'ex campo di concentramento di Fossoli per Ursula von der Leyen e David Sassoli, rispettivamente presidente della Commissione e del Parlamento europeo. Oggi la cerimonia di commemorazione del 77° anniversario dell'eccidio nazista di 67 internati politici. Fossoli è stato il più grande centro di smistamento di prigionieri gestito dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Dobbiamo guardare il nostro passato negli occhi per avere un presente migliore, ha detto la von der Leyen. Gli occhi dell'Europa sono spalancati. L'Europa non dimentica, lo dobbiamo ai nostri genitori e ai nostri figli. E 26 anni fa il genocidio di Srebrenica, una delle pagine più atroci della guerra dei Balcani. Maurizio Dischino. Srebrenica 26 anni dopo. Come ogni 11 luglio, giorno della memoria del genocidio, nel cimitero memoriale di Potokar in Bosnia si scavano le fosse per seppellire i resti dei corpi identificati negli ultimi 12 mesi. Quest'anno sono 19, tra cui due minorenni. Si aggiungono alle 6.552 persone già sepolte. Altre 36 vittime sono state identificate, ma i familiari sperano di trovare più resti dei loro cari nelle fosse comuni prima di seppellirli. Ogni fossa è una persona
persona ritrovata del genocidio di Srebrenica, uno degli orrori della guerra dei Balcani a metà degli anni 90. Un genocidio pianificato dai serbo-bosniaci Ratko Mladic e Radovan Karadzic, entrambi condannati all'ergastolo dal tribunale dell'Aia. Nel 95 la guerra stava per finire. I caschi blu olandesi avevano protetto Srebrenica dall'assedio dei serbo-bosniaci che durava da 3 anni. Ma l'11 luglio Mladic, con sospetta facilità, ha preso il controllo di Srebrenica. Donne e ragazze deportate, uomini e ragazzi massacrati e dispersi in fosse comuni. Alla fine della guerra solo a Srebrenica si conteranno 8.372 persone scomparse. I resti di 6.700 corpi sono stati ritrovati e identificati attraverso l'esame del DNA. A 26 anni dal genocidio mancano all'appello ancora 1.600 persone, 1.600 corpi da seppellire con un nome, 1.600 tombe su cui i familiari di tutte le vittime potranno piangere e soffermarsi come sentinelle della storia, che invitano l'umanità a non dimenticare il genocidio di Srebrenica. Un genocidio riconosciuto tale dalla giustizia internazionale, ma contestato da serbi e serbo-bosniaci, che addirittura mitizzano i criminali di guerra con murales e dedicazione di strade piazze. Ed ora le immagini del primo storico volo che dà inizio all'era del turismo spaziale. A bordo della navicella Unity 22, 6 persone, tra cui Sir Richard Branson, fondatore e proprietario della compagnia che ha effettuato il volo, la Virgin Galactic, che diventerà leader del settore. Il decollo è avvenuto poco prima delle 17 ore italiana, con 2 ore di ritardo sulla tabella di marcia a causa del maltempo, sulla base Spaceport America del New Mexico negli Stati Uniti. La space flight Unity 22 ha raggiunto un'altezza di 80 km sopra il deserto, un volo quindi suborbitale, ma c'è abbastanza per sperimentare l'assenza di peso e una straordinaria vista del nostro pianeta. Al Festival di Cannes è stato il giorno di Nanni Moretti col suo nuovo atteso film, tratto dal romanzo dell'israeliano Eskol Nevo. Moretti è l'unico italiano in corsa per la Palma d'Oro con 3 piani. Nel cast, oltre allo stesso Moretti, anche Margherita Bui, Riccardo Scamarcio, Alvaro Orvacher e Adriano Giannini. Ed è ripartita la stagione del Teatro Greco di Siracusa, una delle 2 tragedie in scena in questa 56esima edizione, è Baccanti di Euripide, in una versione davvero furiosa. La vista per noi, Michele Ciancalepore. Cadono dal cielo le Baccanti con il loro Dioniso, sceso sulla terra, a Tebe per la precisione, per riaffermare il proprio culto, la propria natura divina, empiamente negata e dissacrata dal re Penteo, tutto raziocinio, privo di amore e di conseguenza isterico e frustrato. Così lo presenta Carlos Padrissa, chiamato a dirigere Baccanti. E il fondatore della mitica funambolica compagnia catalana, la Fiura de Baus, crea uno spettacolo dirompente. È potente, prepotente, avvolgente, totale, rock, rap, visionario, con 63 interpreti, di cui 45 in aeree evoluzioni a formare un coro sospeso a 30 metri di altezza. Il linguaje furero del gruppo catalano calza a pennello col furore insito, innato, della più eversiva tragedia euripidea. Non solo furia, però, il dio dell'estasi inebriante porta con sé da un lato la ribellione all'oppressore e dall'altro la forza vitale generatrice della donna contro cui nulla può la violenza maschile. Fuggirete! Tutti! Azzeccatissima la scelta di affidare il ruolo di Dioniso a Lucia Lavia, duttile camaleontica, capace di guizzare da una fanciullesca mitezza a un'ira funesta, da una serpentesca sinuosità alla frenesia di un furetto. Hai visto molte puntate di Pippi Calzelunghe? No! No, ecco. Un'altra delle cose che ha detto sempre il mitico Padrissa è: le ho detto di fare come Pippi Calzelunghe. Mi ha detto di fare questo. La cosa difficile ma bella del personaggio è che cambia sempre faccia e quindi c'è anche Pippi Calzelunghe. In ogni caso, al di là delle influenze scandinave, il risultato è calorosamente latino e impareggiabile. È tutto per oggi. Prima di salutarvi vi ricordo che subito dopo il TG andrà in onda il meteo, poi il programma Soul. Grazie per averci seguito e buona serata.